queste chiavi la cassaforte non sarà più un problema. Ho studiato tutti i congegni d'allarme a protezione della nostra cassaforte e questi congegni sono regolati da un computer esattamente uguale a questo. Io mi inserirò nella memoria del computer centrale della nave dalla mezzanotte alla mezzanotte e mezza del giorno 10. È l'unico momento per disattivarla. Mi scusi, signor zio. Sì? Allora dovrà tenere sempre gli occhi ben aperti. Ho capito, stai tranquillo Dalmazio, io posso usare quella macchina anche senza vederla. Dunque dalla mezzanotte voi avrete, grazie, voi avrete soltanto mezz'ora prima che il computer faccia scattare l'allarme ausiliare. Libero? Mezz'ora durante la quale dovrete arrivare alla cassaforte, distogliere la sorveglianza, eludere le telecamere, aprirla e portare via tutto. Pensate di farcela? Ma che io... noi pensiamo di farcela. Pensiamo di farcela? Ma certo. Sì. Chi ci va? Chi è? Il campanello. Adesso andiamo a aprire, Zione, ecco, mettiti qua, seduto sulla poltrona. Ah, sì. Bello, grazie. Comodo. Ecco grazie, qua. Grazie. Beh, ecco, io credo di avervi detto tutto, ragazzi miei. Oh, ricordatevi soltanto che la posta in gioco questa volta è piuttosto alta. Mi perdoni, alta quanto? Beh, ve l'ho detto, 30 miliardi. 30 miliardi? Lira più, lira meno. 30 miliardi? 30 miliardi? Non riesco neanche a dirlo. 30 miliardi, che però, diviso a metà e diviso 1, 2, 3, quanto fa? Quanto fa? Quanto fa? Sempre io, dunque, meno 1, fratto, meno 5, fratto, no, non sono capace a farli i conti io. 5 miliardini per uno, per voi tre. 5 miliardi. Scherza? 5. Sì, ma diviso a metà e diviso poi per due. Come per due? Cioè vuol dire che la pasciarotta bella fresca deve... No, per carità, il mio era soltanto un consiglio, spetta a voi decidere. Ah, ecco. Però... 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 La passerotta... Però... Però... Però è nostro nipote! Non te lo ricordi? Pirla, tu pirla! No, ma non litigate, per carità. Il mio era soltanto un suggerimento. No, perché pensavo, dal momento che l'apporto della ragazza è completamente inutile e vi viene a costare 5 miliardi... Pensavo... Ma chi se ne frega dei 5 miliardi? Però... Però... Però, insomma... Mi scusi, signor zio, le spiace se parliamo un attimo a quattro occhi? Volevo dire a quattro orecchie. Ma certo. Consultatevi pure, prego, prego. Allora, se siete chiari, bisogna prendere una decisione. Non sono d'accordo, assolutamente, è una cosa ignobile. Non sono zio, d'accordo, siamo sì, completamente... siamo d'accordo! No, questo me lo dovevo aspettare, non può andare sempre tutto bene. Ma no, Cipollina, hai capito male, ma spiegaglielo tu, diglielo. Sì, è un tipico scherzo di... Papà è morto, è arrivato adesso il telegramma, lei... Ma come? Ma... Telegramma, stop! Annunciovi, stop! Morte, stop! Improvvisa, stop! Amalio, stop! Siraghi, stop, stop! Pregovi, stop! Rientrare, stop! Immediatamente, stop! Bueno, stop! Aire, stop! Stop! Sentite, stop! Condoglianze, stop! Ma... Ramo, stop! Calde, stop! Direttore carcere, stop! Baire, stop! Stop, 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 stop! Oh, povera Susanna, ma come mi dispiace. Coraggio, piccola mia, coraggio, coraggio, su. Vieni, vieni, coraggio. Oh, povero Amalio. Povero Amalio! Perché cieco. Te ne sei andato, Amalio? Perché sono andato? Siamo orfani, rimasti orfani. Se ne vanno sempre i migliori. Ma perché non hai portato via colui? Perché non colui? Ma meglio tu. Meglio, no, che meglio. Sì, meglio, sì, meglio loro. Tu. I migliori. Ah, tu. No! Parti pure, mia cara, se vuoi. E non pensare più al colpo. Era destino che non dovesse andare in porto. E poi senza di te non si può fare. Ma di fronte a certe disgrazie, tutto il resto non conta. Guida tu che me la sento. Va bene, va bene. Chi sei, Gisto? Susanna è partita.
Allora, è partita? È andata? Sì, che disgrazia, zio, che disgrazia! Beh, ma che cosa fate? Piangete? Ma dico, ma siete proprio dei cretini. Ma cosa piangete? Ma non avete capito che il telegramma gliel'ho mandato io a Susanna per toglierla dai piedi? Come? A Mario più vivo di prima, su. Che melone! Ma zio, ma tu sapevi che noi due avevamo... Avreste accettato di tradirla, ma certo! Siete degli imbecilli, sì o no? Sì. Ecco, sì, sì. Ma non al punto da rinunciare a 5 miliardi, no? Avanti, su, partiamo! Forza, Dalmazio, sali, sali che è tardi, via! Andiamo! Andiamo, andiamo! Dalmazio! No, buono! Dai che perché fate la bestia! Ah, buono, là, dai, ce lo chiedo io! Andiamo, parti! Via! 120 cavalli, dai! Zio, ci manca l'aria. Qui vorremmo cambiare cabina. Respirate. Dato il carico, la selezione dei passeggeri è stata severissima. E poi voi avete dei precedenti penali. Dunque dovete viaggiare clandestinamente. Lui è stato in allora ricordate, restate nascosti nella cambusa fino a mezzanotte. E poi procedete. Avete capito? D'accordo? Beh, non so. Ah, eccoli. Via. Ciao, zio, su calcare. Stretti! Prendiamo i surgelati. Ma sono clandestini. Andiamo a chiamare il nostro. Clandestini, adesso li sistemo io. Avanti, aprite. Venga a vedere. Eccoli qua. Qua dove? Non possono essere scappati. Abbiamo chiuso il portello dall'esterno. Maledetti. Ma li trovo, se li trovo. Nessun clandestino è mai riuscito a farnela. L'ultimo che ci ha provato gli ho spaccato le ossa e l'ho buttato a mare.
Venite, devono essere fuggiti di là. Ci sono? No, qui no. Eccoli, venite! Prendiamoli! Corri, corri, corri! Piano numero uno, piano numero uno! Qui! Ah, di qua! Sono in trappola, non ci sono altre uscite. Avvertite il commissario. Ma dove sono finiti? Presto, chiudi, chiudi! Oh. Per le scale, su, avanti, per le scale. Giù, 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 dai, dai, forza, forza. Piano numero due, piano numero due. Avanti, di qua, di qua, no, di qua. Questa, questa è la porta. Ma sei pratico della nave? Questa è la porta. No, 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 questa. Cosa te frega, se te frega. Spingi, spingi, dai, spingi. Ma si tira forse. Ma no, avanti. Uno, due, due, tre. Piano numero tre, la cura non ha funzionato. Le scale, le scale. Piano numero tre, piano numero tre! Paul! No! Mi arrendo! Ma cosa state facendo? Ciao! Ciao! Ehi là! Ciao! Preso qualcosa? Salutavamo il pescatore! Un amico pescatore, col quale ha un bellissimo rapporto. Guarda là! Si stimano molto. È un sub. Sì, sì, sì. Per questo non lo vedi. Forza, spari? Come? Devo ammazzare il pescatore. Ma sarebbe una crudeltà incredibile. Ci farlo. Ma mi chiede un rapporto di grande amicizia. Ma è il tiro al piattello questo. Non vuol provare? È pratico, vero? No, non è pratico. Allora provi lei. Io? Dai, prova tu. No, guardi, le do un consiglio disinteressato, ma da amico. Lui non è assolutamente bravo, ma è molto fortunato. Sì, sì, sì. Avanti, benissimo. Avanti, fai. Che cazzo è, ti tiro il cappello? È una tipica figura retorica che si usa. Tu prega, mettilo sulla spalla e prega molto. Avanti, adesso lo fa. Vado. Guardi, Pull! Preso! No, è mancato, scusa. No, no, preso, preso. Oh! L'ho preso. Ma che hai fatto? Piattello! Al cappello, tiro il cappello. Cos'era? Tiro il cappello o tiro il piattello? Ma che martello? Dai, tiro il cappello. Avanti, avanti, prova tu, avanti. Adesso fa vedere. Adesso? Dai. Vuole che lo faccia io? Io sono un esordiente totale, esordiente. Attenzione, adesso spara Rambo. Attenzione, sotto. Pronti? Pronti? Pregate. Ave Maria. Oh! Dio mio. Mancato. Beh, mancato. No, no, mancato, mancato. Insomma, è preso una onda, guarda lì. Era... è mancato. Beh, ma provate con... Ecco, io restituisco l'attrezzo perché avrei finito il mio... Con due. Con due? Sì, proviamo con due. Facciamolo con due. Con due viene bene, viene benissimo. È meglio, sì. Con due vedrà, Vabbè. Viene bene adesso. Pronti? Sì. Pronti? Dia via lei. Pull! Mancato anche questo, ha visto? Comunque, restituiamo qui le canne da pesca e per oggi avremo per oggi finito. Basta. Arrivederci, avvocato, non dà la mano. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci, anche lei, non dà la mano. Domani, sì, domani, sì. Naturalmente. Alle 4 domani. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Alle 4, mi raccomando, piattelli grossi. È meglio di stire questi appuntamenti per domani. Che? Via di qua! Piano numero 4!